Buongiorno a tutti e benvenuti nel quartiere di Weingarten, il quartiere a sud-ovest della città di Friburgo. Sicuramente Friburgo è molto famosa per i suoi ecoquartieri Vauban e Wiesenfeld, però pochi sanno che ci sono stati anche tanti quartieri che sono stati riqualificati. Weingarten è uno di questi. Il programma Weingarten 2020 è infatti un programma di riqualifica che dal 2007 punta alla riqualificazione di tutto questo quartiere. Riqualifica non solo a livello architettonico, estetico, ma anche sociale, tecnico e specialmente a livello energetico. Quello che vedete alle mie spalle è il simbolo di questa riqualifica e stiamo parlando del Bugi 50, il primo grattacielo passivo di tutta Europa, ma vediamo com'era precedentemente. Il primo grattacielo passivo d'Europa. Cosa significa? Questo è un edificio di 16 piani. Inizialmente ogni piano ospitava 6 appartamenti. Oggi invece gli appartamenti sono diventati 9. Com'è possibile? La dimensione dell'appartamento è stata ridotta e i balconi, che una volta erano incassati, sono stati inglobati e utilizzati come superficie abitabile. Cosa succede invece oggigiorno ai balconi? I balconi, come vedete, sono balconi appesi e questo significa che vengono ridotti i punti termici. Questa è sicuramente una delle caratteristiche più importanti della casa passiva. Altra caratteristica che non si può notare con così tanta facilità, ma fidatevi, ve lo dico io, è la presenza del cappotto. Tutto questo grattacielo è infatti ricoperto da uno strato isolante che fa sì che la temperatura che si ha all'interno dell'appartamento non venga influenzata, non venga modificata dalla temperatura esterna. Questa infatti è un'altra delle caratteristiche delle case passive. Altra caratteristica è che all'interno degli appartamenti abbiamo un sistema di ventilazione che fa sì che l'aria insalubre all'interno di cucina e bagno specialmente venga aspirata e buttata all'esterno, mentre l'aria fresca venga immessa all'interno della casa e attraverso dei tubi adiacenti l'aria non si mescola ma c'è uno scambio di calore. Ecco quindi che l'aria che viene immessa all'interno dell'appartamento non sarà aria fredda, ma aria più calda che non andrà a influenzare in maniera negativa la temperatura all'interno dell'appartamento. Il 50 è il primo dei quattro grattacieli che viene riqualificato. Questa riqualifica però non viene capita immediatamente dagli abitanti di Weingarten. Questo perché gli abitanti del Bugi 50 si ritrovano alla fine della riqualifica con un appartamento più piccolo, un affitto più alto, senza però capire immediatamente quali sono i vantaggi, a volte a lungo termine, di vivere in una casa passiva. Quindi tante famiglie decidono di lasciare completamente il quartiere. Il comune si rende conto che il progetto di riqualifica non è stato capito dalle persone per cui è stato fatto e quindi decide di ingaggiare delle donne di diverse culture appartenenti a Weingarten e di istruirle su quello che significhi vivere in una casa passiva. Queste donne, attraverso eventi e workshop, riescono a parlare in maniera migliore alla popolazione di Weingarten e a far capire cosa significhi veramente vivere in una casa passiva. Questo fa sì che i grattacieli successivi abbiano riscosso più successo, quindi tantissime famiglie abbiano deciso di rimanere nella casa dove abitavano precedentemente.